Sospese su Canale 5 le repliche del dating sentimentale di Maria De Filippi, la decisione di Mediaset dopo il flop d'ascolti. A distanza di 2 anni Canale 5 è stato deciso di riproporre nelle serate estive della rete Uomini e Donne La Scelta. Lo speciale, però, non è stato affatto gradito dal pubblico. L'unica puntata trasmessa in replica a mercoledì 14 luglio 2021. Dedicata alla scelta di Lorenzo Riccardi, si è fermata soltanto al 7,7% di share pari a 1.154.000 spettatori. Le scelte degli ex tronisti del dating sentimentale di Maria De Filippi. Teresa Langella, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez, pare siano destinate a non tornare in onda nelle prossime settimane e quindi cancellate dal palinsesto. L'idea di ritrasmettere le puntate, dunque, si è rivelato un vero e proprio flop per Mediaset battuta dal primo canale della TV di Stato. Da oltre 40 anni Piero Angela con Super Quark non smette di coinvolgere il pubblico. Con la prima puntata della nuova stagione del programma culturale ha fatto il pieno di ascolti interessando 2.263.000 spettatori pari al 13% di share raddoppiando il numero di quanti hanno seguito Uomini e Donne in prima serata. La decisione di fare a meno della seconda replica di Uomini e Donne va anche contestualizzata nell'ottica di un prime time sofferente che in questa calda estate fatica a toccare quota 10%. Solo il lunedì, grazie alla nuova edizione di Temptation Island, Canale 5 riesce a superare il 20%. Mr. Wrong Lezioni d'amore in prima serata si è rivelato una delusione. Indaitime. Però, riusciva a raccogliere uno share doppio e più spettatori. Neanche Masantonio Sezione Scomparsi con Alessandro Preziosi è riuscito a decollare, suscitando qualche frecciata all'azienda da parte dell'attore. Al posto delle repliche di Uomini e Donne La Scelta, da mercoledì 21 luglio 2021. Mediaset ha deciso di trasmettere il film Benvenuti al Sud. La pellicola è diretta da Luca Miniero e vede la presenza, tra gli altri, la presenza di Claudio Bisio e Alessandro Siani. Entrambi gli attori, a partire dalla prossima stagione TV, diventeranno conduttori di 2 programmi, il primo sarà protagonista di Selig con Vanessa Incontrada, mentre il secondo il nuovo volto di Striscia la Notizia.